Vennero violate le più fondamentali regole precauzionali che abbiamo. E questa è la migliore indicazione che ci fu un massiccio complotto a Dallas. Era il 26 ottobre 1992, esattamente 25 anni fa. Il presidente degli Stati Uniti, George Bush, varò la legge dal nome Kennedy Assassination Records Collection Act, il provvedimento con il quale tentava di dissipare la teoria cospirativa alimentata dal film di Oliver Stone, JFK, uscito l'anno precedente. Vennero così rese note milioni di pagine legate all'omicidio Kennedy, ma per alcune di esse veniva stabilito l'embargo per altri 25 anni. Quella data cade proprio oggi e rappresenta la scadenza per gli ultimi 3.100 file non ancora desecretati. Media statunitensi riferiscono però che c'è ancora chi, come la CIA, chiede il mantenimento del segreto almeno parzialmente. Il provvedimento del 92 prevede infatti una deroga nel caso in cui la rivelazione dei documenti possa ledere operazioni di intelligence militari o relazioni straniere. Donald Trump sembra deciso a togliere il segreto. Ieri su Twitter ha scritto: la pubblicazione tanto attesa dei JFK Files avverrà domani. Molto interessante. Che interessante lo sia davvero è tutto ancora da vedere. Stando al giudice John Tanim, che ha visto i documenti, chi ha grandi aspettative dovrebbe ridimensionarle. E comunque, conclude, ci vorranno settimane di lavoro per passare al vaglio i documenti e capire se contengano spunti di rilievo eccezionale.